probabilmente, e che però, diciamo, dopo un primo utilizzo intelligente, è diventata una sorta di schiavitù. Forse il problema numero uno che abbiamo per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Oh, qui nel libro, diciamo, l'aspetto ambientale è nella seconda parte, non è così in primo piano, è piuttosto sulla... Però in questo caso della plastica sì, perché parte dalla navigazione in solitario di un signore che si chiama Charles Moore, che ancora è vivo e vegeto, che per la prima volta alla fine degli anni 90 identificò nell'Oceano Pacifico quella che poi è stata chiamata la grande isola di plastica, il grande vortice di plastica. Ora, non immaginiamocelo come un'isola vera, insomma. Non ci puoi camminare sopra. No, però è una specie di zuppa all'interno della quale i detriti sono più frequenti che altrove, e la maggior parte sono di plastica, la maggior parte dei quali è impossibile farvi salire all'oggetto, al motivo per cui era stata costruita, non lo si sa più. Entrano questi oggetti a far parte, quando sono sminuzzati parecchio, perché la plastica c'ha questo problema che subito si deteriora e poi invece persiste a lungo, entrano nella catena alimentare. Lui ha ritrovato in queste zuppe una percentuale di 6 parti di plastica e una di plancton, in organismi che sono fondamentalmente fatti delle due cose mischiate insieme ormai, e che vengono poi mangiate dagli altri animali e messi dunque nella catena alimentare. Ma la più vera contraddizione è che la plastica, nella sua formulazione, diciamo, termoplen, plastica sarebbe incorretto, ce ne sono tante, quasi 50.000 plastiche, 12 brevetti di nuove plastiche ogni settimana negli Stati Uniti. La plastica, chiamiamola ancora così, quella termoplen, per ricordarsi, che ci voleva liberare da una schiavitù, quella del catino di zinco, sporco, pesante, eccetera, era fatta per durare per sempre. Alessandro Natta vince il premio Nobel per la chimica nel 63 su questo brevetto, sembra una rivoluzione per tutti, lo è di fatto, ma poi è stata utilizzata solo per fare le confezioni in monouso. Questa è la grandissima contraddizione della plastica, un materiale che Dio si era dimenticato di creare, che l'uomo ha tirato in ballo, che doveva durare per sempre e che viene buttato dopo un solo uso, e quindi per forza che finisce male, dove vuoi che vada a finire. Io ci inserisco una critica anche più grave, cioè: la colpa è della plastica o è dell'uomo che la usa male? Perché chi la costruisce gli dice: no, dovresti essere tu a metterla a posto. Io ritengo invece non sia più così. È come dire, di chi è colpa se qualcuno muore con un colpo di pistola? Certo, di chi ha usato quell'arma, ma se tu non l'avevi costruita avresti avuto un'altra causa di morte. Cioè, a dire, non ti puoi lamentare se qualcuno muore se tu costruisci le armi, né ti